Presidente, da Lino Musella a Valentina Lodovini, insomma, il modo migliore per ripartire da Lucera. Sì, si riparte in questa maniera, molto interessante, dopo due anni di interruzione dovute ai problemi che conosciamo, all'emergenza sanitaria, e ritorniamo al chiuso, per così dire, al Teatro Garibaldi con una bella, breve ma bella stagione con personaggi, come lei ha detto, di grande spessore. Lino Musella poi è un grandissimo attore, giovanissimo, è uno degli attori più interessanti della scena italiana. Tra l'altro porta un lavoro su Edoardo De Filippo, quindi il 14 di aprile secondo me bisogna essere a Lucera per vedere questo spettacolo. E per poi cominciare a ragionare anche per il futuro, insomma non ci vuole molto per l'estate, già c'è qualche idea per la rassegna Estate Muse e Stelle che, come sapete, ha avuto un grande successo, siamo alla terza edizione, insomma, e sarà ancora più bella. Pechino D'Urso, presidente del Teatro Pubblico Pugliese, finalmente si torna in scena dopo due anni di difficoltà per il teatro e Lucera riparte con una bella stagione di primavera. Sì, come dicevo prima è una bella giornata perché dopo due anni di interruzione si ritorna al Teatro Garibaldi, in questo splendido teatro che è patrimonio storico architettonico della nostra provincia, e con un programma di grande qualità, con attori di primo piano, con proposte anche culturali molto interessanti. Sottolineo sempre l'apertura con Lino Musella, con questo lavoro su Edoardo De Filippo che è imperdibile secondo me, e per continuare poi anche con le altre tre proposte di grande qualità. E su questo approfitto per sottolineare l'impegno dell'amministrazione, che non è una considerazione di circostanza, perché di solito il Presidente Tarbù deve ringraziare i comuni. Non è così, perché voi sapete che Lucera sta vivendo un momento difficile dal punto di vista amministrativo, politico in senso generale, però nonostante questo devo dire che il Sindaco, l'Assessore alla cultura, l'amministrazione in generale ha voluto fortemente continuare su questa scia per dare alla comunità di Lucera, ma non solo alla comunità di Lucera, proposte culturali di grande qualità. E poi con la direzione artistica di Fabrizio Gifuni abbiamo detto tutto. Bisognerebbe non aggiungere altro, perché Fabrizio Gifuni, come mi piace dire, non solo mette a disposizione della stagione, della rassegna Estate Muse e Stelle, la propria competenza, la propria professionalità. Insomma, Fabrizio è uno dei migliori attori in Italia, dei migliori registi, insomma, e soprattutto un uomo di grande cultura. E poi è di origini lucerine. Esattamente, e ci mette la passione. E questo è un elemento da non sottovalutare per raggiungere risultati sempre più positivi. Gifuni finalmente si torna in scena, una nuova primavera per il teatro in generale, in questo caso per il Teatro Garibaldi, lo storico Garibaldi di Lucera. Sì, è una grande gioia, una grande emozione tornare a riaprire i battenti di questo piccolo gioiello dopo questi due anni in cui il Teatro di Lucera, come tutti i teatri italiani, ha subito una battuta d'arresto dovuta all'emergenza pandemica. Dicevo che questo ha portato come regalo inaspettato la riapertura invece dell'anfiteatro Augusteo, che è stata ed è una delle meraviglie del sud Italia, però eravamo molto ansiosi di poter tornare, e credo tutto il pubblico, di poter tornare in questo teatro storico. Lo rifacciamo con quattro appuntamenti che abbiamo creato per quattro giovedì tra aprile e maggio. Il ritorno di Lino Musella, che è un attore meraviglioso che il pubblico di Lucera ha imparato a conoscere quest'estate proprio all'anfiteatro, quando ha incantato il pubblico con i sonetti di Shakespeare tradotti in napoletano. E arriverà per la prima volta la compagnia di Sandro Lombardi e Federico Tiezzi, che è uno dei grandi maestri della regia del teatro italiano. Valentina Lodovini, che non ha bisogno di presentazioni, che è più conosciuta dal grande pubblico per i suoi film, per i suoi lavori al cinema, ma che non ha mai lasciato il teatro e tornerà con una commedia di Dario Fo e Franca Rame. E infine Carlo Bruni e Nunzio Antonino, che sono una gloriosa compagnia pugliese del territorio, che siamo felici di riospitare anche quest'anno. Che segni ha lasciato la pandemia sul teatro? Dei segni molto importanti e dolorosi.
soprattutto per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo, più che le istituzioni, nel senso che i lavoratori sono quelli che ne hanno fatto di più le spese. Questo è un lavoro che si fa con i corpi, con il respiro, e quindi questo è il motivo per cui naturalmente è stato uno dei settori che ha patito di più questa emergenza. Le origini non si dimenticano mai. Qual è il suo rapporto con Lucera? Il mio rapporto con Lucera è un rapporto di amore, alle volte anche di conflitto, nel senso che è un territorio non semplice, ma di una bellezza folgorante di cui non finisco di essere innamorato. Direttore, per quanto riguarda questa manifestazione di Primavera Garibaldi, il comune di Lucera c'è un lungo legame. Che tipo di rapporto è? È un rapporto che è iniziato 6 anni fa con una prima preziosa rassegna che si chiamò proprio Primavera al Garibaldi, perché era nata in primavera e diciamo, ormai diventata storica, in cui arrivarono Gigi Locascio, Alessio Boni, Maria Paiato, Marcello Praier e Marco Baliani, e da quella prima rassegna quasi improvvisata, non dal punto di vista diciamo della qualità degli ospiti, ma proprio dell'idea estemporanea che venne a me, a Natalia Di Iorio, insieme alla giunta di allora di Antonio Sutolo e Carolina Favilla, di partire quasi all'improvviso, insomma, di dare un segnale a un territorio che ha una tradizione storica e culturale di straordinaria importanza e che purtroppo, come tutto il territorio della Capitanata, ha diciamo patito alcuni decenni di incuria e di rallentamento. E quindi l'idea era molto semplice, era quella di riportare un po' di teatro di qualità e soprattutto di muovere un pochino attraverso il teatro non soltanto le coscienze e le intelligenze della città, ma anche il territorio, le economie, perché le compagnie che arrivano stanno a Lucera, vedono Lucera, la frequentano, la percorrono, per cui diciamo nasce proprio da un grande amore, da un grande attaccamento che io ho per questa città, di cui ho parlato tantissime volte, di cui sono anche, diciamo, non voglio stufare le persone, ma io sono innamorato di Lucera, forse proprio perché sono, diciamo, dopo tanti secoli di lucerinità della mia famiglia, sono romano di prima generazione, quindi con la distanza, così, con la distanza di una generazione riesco a vedere anche tutte le bellezze e tutta la potenzialità di questo luogo, che magari è una cosa che, stando vivendo il quotidiano, ogni tanto ci si dimentica. Io lo vedo anche a Roma, no? Vivendo a Roma ci si dimentica della bellezza di Roma. Ecco, io credo che ci si dimentichi troppo spesso di quanto sia bella questa città, di quanto sia bello questo territorio. Quindi l'idea è stata quella. Poi negli anni successivi c'è stata una collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese dal 2018, che sta proseguendo adesso, molto dovuta al presidente Peppino D'Urso, che non a caso è anche diciamo figlio di questo territorio e quindi ha ugualmente a cuore il rilancio di questa terra. E poi abbiamo avuto questi 2 anni di pandemia, come in tutta Italia, per cui il Garibaldi ha dovuto chiudere. Però uno dei pochi effetti buoni portati dalla pandemia è stata la riapertura di un gioiello, di uno degli anfiteatri più belli di tutto il meridione d'Italia, che ha dato la possibilità non soltanto ai cittadini di Lucera, ma a tutto il territorio, a tutta la Puglia, di vedere un gioiello di incredibile bellezza. E quindi è stato bello anche spostarsi dal Garibaldi e vedere Luca Zingaretti, Massimo Popolizio, Isa Danieli, Lino Musella sotto le stelle o illuminati dalla luna. Detto ciò, è una grande emozione tornare adesso nel 2022 a riaprire il sipario del Teatro Garibaldi. Cosa prevede il programma attuale? Il programma prevede, come alle mie spalle, un felice ritorno di uno dei più grandi talenti, a mio avviso, che siano apparsi sulle scene italiane negli ultimi anni, che è Lino Musella, che aveva incantato il pubblico la scorsa estate, per chi ha avuto la fortuna di assistervi, con i sonetti di Shakespeare tradotti in napoletano,
e che porterà un lavoro originale e straordinario su Edoardo De Filippo, che ha girato in questa stagione in molti teatri italiani. Arriverà per la prima volta Sandro Lombardi con la regia di Federico Tiezzi in un lavoro di Thomas Bernhard. Valentina Lodovini, che non ha bisogno di presentazioni, che è uno dei grandi talenti del cinema italiano, in una commedia di Dario Fo e Franca Rame, detta Casa, Letto e Chiesa. E infine un altro gradito ritorno, che è quello della Compagnia Pugliese di Carlo Bruni e Nunzia Antonino, che porteranno un lavoro originale come quello di Lino Musella, una drammaturgia originale dedicato a una grande figura della moda e del costume del Novecento. Per concludere, cosa direbbe un giovane che si avvicina a questa professione? Cosa direbbe oggi? Chi si vuole avvicinare alla professione dell'attore? Che ci vuole della gran pazienza, molta passione, una grande tenacia, perché questo lavoro, non so se più o come o meno di tutti gli altri, io credo che in questo momento storico sia diventato tutto un pochino più faticoso, o almeno questa è la sensazione che molti di noi hanno, ciascuno nella propria professione. Lo spettacolo dal vivo ha avuto in questi due anni enormi difficoltà dovute alla pandemia, ma in generale, al di là di questo, io credo che quello che dico sempre ai ragazzi quando mi è capitato di insegnare o di tenere dei laboratori o di incontrarli semplicemente è ricordarsi che questo non è un mestiere da 100 metristi, è un mestiere da maratoneti, cioè è un mestiere che si fa con una grande resistenza psicofisica, cercando di guardare lontano e di non fermarsi al piccolo successo o all'inseguimento del piccolo risultato immediato. È un percorso che si costruisce negli anni. Io dopo, insomma, quasi 30 anni di lavoro inizio a capirci qualcosa, quindi è un mestiere bellissimo a cui non si finisce mai di studiare. E non soltanto per la propria professione, ma di studiare l'essere umano, che è una cosa bellissima e di cui in questo momento abbiamo particolare bisogno.